Inizio travolgente per la neonata società aretina Club Arezzo Volleyball Academy, che ha steso la neopromossa a Scarperia con un netto quanto perentorio 3-0. Il primo set è stato particolarmente combattuto ed è stato chiuso dalla formazione di casa in 28 minuti. Nel secondo set invece l'equilibrio si è interrotto al punto 10 con i pesanti punti di Mattioli. Identica modalità nel terzo periodo con la formazione di casa che ha fatto la differenza con gli ottimi Scorticci e Maggini. Io intanto penso alle questioni di campo e mi accontento per oggi di questi tre punti sofferti, perché lo Scarperia, come immaginavamo, ha giocato molto bene, ha tenuto basso il livello d'errore, squadra giovane con molta volontà e quindi per noi è stato importantissimo smuovere subito la classifica, poi tra l'altro davanti a un bellissimo pubblico, la tensione nei ragazzi si avvertiva e si tagliava con il coltello, quindi non hanno potuto dare continuamente il meglio di loro stessi per questa ragione, ma ecco, nelle prossime partite confido che alzeranno il livello del gioco, perché questo non è sufficiente. Allora Mirko, chi ben comincia a metà dell'opera, questa non è una partita da prendersi in considerazione, però abbiamo visto quanta classe, quanta tecnica ci sia in questa squadra, quindi sicuramente il responso del campionato dovrebbe essere più che positivo e rispettare gli obiettivi che si è prefissato la società. Ma il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria senza particolari problemi d'animo. Sappiamo che il campionato quest'anno è durissimo, ci sono 3 o 4 squadre almeno molto più dotate di noi in quanto a individualità, ma questo non ci spaventa, non ci ha mai spaventato, quindi cercheremo di farci trovare pronti in ogni partita che affronteremo. Però ecco, per quello che riguarda l'obiettivo, noi quest'anno siamo prefissati questo obiettivo qui di mantenere la categoria e rimaniamo su quel livello.